Ho pensato che fossi uno stupido, caro fratello. Quando mi hai detto che sentivi musiche meravigliose uscire da buchi nell'aria, ho avuto dubbi sulla tua salute mentale. Ma non solo hai fatto fortuna con quei ninnoli, hai anche aperto la strada per me. Che mi interessi qualcuno come te. Ho visto qualcosa. Guarda, Chen Lin, cella numero 9. Elizabeth. Sembra abbastanza facile. Ho lavorato per gente come Fink. Davvero? Lavoravo per la Pinkerton. Ci chiamavano quando i lavoratori si agitavano. Per fare cosa? Dimostrare la follia dello sciopero. Del gettare gli attrezzi. Far male alla gente. Ti dirò una cosa. Alle volte c'è davvero bisogno di persone come la Fitzroy. Perché? A causa di gente come me. Ecco qua. Per la spada e la pergamena. Quello è il libro per l'orologiaio. Dici cosa sei della Fitzroy, dannato muso giallo. Sappiamo che ci senti. Vuoi dire qualcosa? O vuoi che portiamo qui la signora Lina a farti compagnia? Ah, buttategli addosso dell'acqua gelata. Dobbiamo portarne altri tre stanotte. Cos'è questo odore? Non ci sono bagni qua giù. Li trattano come animali. Non andare da nessuna parte! Colombia! Passare l'uomo nero più del bianco non è crudele? Vietare il mescolarsi... Cosa ha fatto questa gente per meritarsi di stare in un posto simile? Fink non ha bisogno di un motivo. No. No, hai ragione. Al rosso non è crudele? Ma non è crudele esiliare i propri figli da un giardino perfetto? O annegare il proprio gregge sotto un oceano d'acqua? La crudeltà può essere istruttiva. E cos'è Columbia se non la scuola del Signore?
C'è una serratura. È fatta. Puoi aprirla? Posso farlo? È questa, non è vero? Già, numero 9. Tutto fatto. DeWitt, lei è un leone. Ma non può biasimarmi se curo i miei interessi, o sbaglio? Ora, so che la Fitzroy è venuta a trovarla, ma scoprirà che i vostri accordi sono da considerarsi conclusi. I leoni stanno con i leoni, DeWitt, non con le iene. Finnick, è questo che intendeva. Ora ci serve qualcun altro che faccia quelle armi. No. Morto è morto, Elizabeth. Morto è morto. Cosa? Che diavolo? Vedo testa. E vedo croce. Tutta questione di prospettiva. Perché ci state seguendo? Chi vi manda? Comstock? Cosa volete? Cosa vedi qui, da questa angolazione? Morto. Sentite. Da quell'angolo? Vivo. Booker. Chen Lin. Sta diventando imbarazzante. Il corpo è sparito. Non è mai stato qui. È un'altra Columbia. Una Columbia diversa. Stessa moneta. Prospettiva diversa. Testa. Croce. Morto. Vivo. Dobbiamo andare in quest'altra Columbia, ma... come? È come andare in bicicletta. Non si dimentica più? Serve solo il coraggio di montare in sella. Se entriamo in questo squarcio, non credo che potremo tornare. Sicuro di essere pronto. Ok, aprilo. Guarda, non c'è sangue. E niente corpo. È un altro mondo, Booker. Un'altra Columbia. Qualcosa mi dice che l'armaiolo morto non è l'unica cosa che è cambiata. Lasciarlo andare.
Portano i suoi attrezzi al sicuro. Così rimarrà pulito, immagino. Perché? Cosa sei? La Columbia Gazette? La moglie del cinese ha amici importanti. Forza, ci serve la cella. Non capisco come faccia a essere vivo Chen Lin. Siamo in un mondo in cui non è mai stato ucciso. Credo che da qualche parte scopriremo perché. Immagino che non si possa cambiare una cosa del genere e mantenere il resto uguale. Erano morti. Non in questo mondo. Stanco. Booker, i loro nasi stanno... sanguinano tutti. Perché sono ancora qui? Odio uno di me. Ma chi odio? Cos'hanno che non va? Ricordano. Ricordano cosa? Di essere morti. Sandsmark. Potrebbero essere guai. Non potevi le ossa. Immagino che lei voglia scoprire come abbiano fatto questi due. Continuate a sparare. Cosa pensa fare? Ma dove? Non fargli muovere un muscolo. Non trovo niente. L'uomo con cui abbiamo appena combattuto. Nell'altro mondo era lui, essere appeso al muro. Nell'altro mondo? Questa storia mi fa venire il mal di testa. Tempi pericolosi, pericolosi rimedi. Proteggete le vostre donne e i vostri tesori. Thank you.
Vieni fuori! Eccolo qui! Occhi aperti! Che grenadiere! Va bene così. Non andrai lontano. Dei soldi, li vuoi? Ce l'ho. D'accordo. Ok, dammi un secondo. L'orologio rotto suona a mezzanotte. Che orologio? Sembra quello giusto. Metti mezzanotte. Io sia.
Sono venuta a Columbia perché credevo in Dio e perché credevo nell'onore. Ma Slate mi ha mostrato questo. Non c'è Dio nel tagliare fuori i fratelli dalla famiglia umana e non c'è onore nel difendere coloro che non ne comprendono il significato. Forse a Finkton c'è qualcuno più meritevole dei miei servigi.